Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto qualche modifica al tempio con la redstone e oggi andremo appunto a completare andando a mettere pure dei noteblock e quindi mettendo anche un buon suono quando si apre la scalinata. Quindi appunto andiamo subito a fare un po' di noteblock. Allora, per farli mi serve la redstone e poi del legno. Adesso vediamo un po' che legno posso utilizzare. Dark oak, sì, tanto alla fine utilizzo sempre quello. Dark oak, andiamo a fare 8. Oh, che culo, ho preso uno stack preciso, cioè non era calcolato per niente. Andiamo a fare appunto 8 noteblock. Lollo, che culo, ho fatto tutto preciso. Andiamo a prendere un altro po' di legno, magari ci serve per dopo, e ci prendiamo pure questi due. Ok, 8 noteblock, poi mi servono i repeater della redstone e poi vabbè, i blocchi non mi interessano. Quindi andiamo appunto al tempio. Allora, andiamo appunto al tempio per mettere questo suono quando si apre la scalinata. Appunto, questo suono sarà quello del segreto di Zelda, diciamo, quando si apre una cosa segreta, una porta segreta nel gioco di Zelda. E quindi appunto faremo questo suono con i noteblock. Non è molto complicato, infatti è una cosa molto facile. E quindi noi andiamo e facciamolo. Così appunto diventa ancora più figo il fatto che appena si apre la scala c'è il suono. Ora siamo arrivati, andiamo dentro e facciamo il tutto. Ok, salve, salve. C'è nessuno, però vabbè, salutiamo. Ok, andiamo qua dietro e come vedete qua sotto c'è lo spazio appunto per lavorare un po' con la redstone. Quindi direi di iniziare subito mettendo i noteblock. Saranno 4 da una parte e 4 dall'altra. E quindi poi con i noteblock qua invece ci sarà un clock di repeater che appunto daranno il segnale per poi far chiudere tutto quanto. Quindi andiamo a mettere intanto i 4 repeater da una parte e dall'altra. Ok, in questo modo. E ora andiamo a mettere appunto i repeater. Quindi prendiamoli e incominciamo appunto a metterli. Ora iniziamo con questo. Così, 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 così. In questa maniera. E poi adesso gli diamo un tick a ognuno. Se non sbaglio. Dovrebbero essere messi bene, sì. E poi andiamo a dare le note a questi noteblock. Quindi andiamo appunto a mettere le note. Quindi allora al primo blocco dobbiamo fare 13 note. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Poi al secondo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poi al terzo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 a questo, 1, 2 a questo, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e poi 18 all'ultimo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ora, se noi andiamo a mettere un blocco, in teoria, dato che che è collegato. Avete sentito? Vi faccio risentire. Wait a second. Rifacciamo risentire. Lui stona perché qua c'è la stone. Invece noi qua sotto dobbiamo andare a mettere la terra e quindi lo andiamo a fare. Ok, quindi in teoria adesso devo rimettere le note, gli devo rimettere le note, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, forse mi sono perso il conto, non lo so. Vediamo. Ok, perfetto. Adesso vabbè, ci ho messo 40 blocchi. Ok, GG. Funziona tutto. Ora, come colleghiamo appunto il fatto della scala con questo, adesso andiamo a fare un clock con i repeater che appunto quando finirà appunto il suono
Quando inizia il suono, appunto, si apre la scala, poi quando finirà attraverso il clock si richiuderà il tutto. Quindi qui andiamo a fare un bel clock con i repeater. Quindi iniziamo subito a mettere i repeater. Quindi come li dobbiamo mettere? Allora, qui andiamo a mettere tutti i repeater con 4 tick. Quindi 1, 2, 3 e 4. Poi della redstone, voilà. Un altro repeater, sempre con 4 tick, poi redstone e poi gli altri repeater. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, 1, 2, 3. Poi qua, arrivati qua, noi dobbiamo fare questa cosa e mettere un altro repeater qui, perfetto. E poi adesso, appunto, dovrebbe funzionare tutto quanto. Allora, vediamo un attimo. Ok. GG. Allora, adesso si sta spengendo il clock. Allora, in pratica, buttando un blocco qua dentro. Adesso vi spiego il tutto. Allora, buttando un blocco qua dentro, negli hopper, si attiva appunto questo circuito di redstone e quindi fa partire il suono. E poi il blocco rimane in questa chest, grazie a questa torcia. Quando poi finisce tutto il clock, la torcia si spenge, questo blocco passa e si chiude la scala. Quindi quando questo blocco appunto arriva dentro questa chest, si apre la scala. Quando poi la torcia si spenge e fa passare il blocco, la scala si chiude. Quindi adesso lo faccio vedere da qua, lo faccio vedere con la scala. Adesso, come vedete, è chiusa. Metto questo, si attiva la canzoncina. Adesso finisce il clock e si chiude tutto. GG GG per noi, perfetto. Andiamo a vedere se ci sono le torce. Sì, magari mettiamo un'altra qua e un'altra qua, così, tanto per, almeno non spawna nessuno. Ok, tutto perfetto, tutto sistemato, possiamo anche tornare indietro. Sì, però mi taglio troppo, cioè lo devo rifare. Ci sono i suoni bassi, quindi vabbè, facciamo il macello. Music, sì, dovrebbe essere music. Facciamo chiudere tutto. Oh, è Dammer Block. Shit. E qua. Andiamo un po'. GG. Ok. Forse non è music, però è proprio il sound. Ok. Togliamo questi. Vediamo un po' se si sente di più il suono, perché non so come si sentirà poi. Ok, adesso va molto meglio. Ok, perfetto. Chiuditi. Benissimo. Ok, perfetto. Questa cosa completata, adesso andiamo a fare un'altra cosa. Ok, ragazzi, prima di fare l'altra cosa, che si svolgerà qui, davanti quindi all'entrata del nostro tempio, vi volevo far vedere una cosa, perché prima l'ho fatto, però tipo sembrava come se non funzionava. Ops, se io metto un blocco qua dentro, appunto si attiva tutto. Poi dopo un po' che si chiude la scala, devo aspettare che finisce il clock, quindi tipo dopo una decina di secondi, e poi facciamo 5, 4, 3, 2, 1, sì, ok. Mettendo poi un altro blocco si riattiva tutto, cioè devo aspettare un po' di secondi in più perché tutto il clock deve fare il giro e quindi poi spengersi. E quindi puoi mettere anche un altro blocco. Ora ragazzi, cosa andiamo a fare qui? Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un bel laghetto qui. Andiamo a fare un bel laghetto qui. E come vedete, questo è già il centro del nostro laghetto. Anzi, della nostra fonte d'acqua che andrò a mettere là sopra. Perché sennò ho già fatto il centro. Perché altrimenti poi mi rompeva tutte le torce. Quindi mi rompeva un po' le palle. Andiamo a mettere appunto la fonte d'acqua qui. Scendiamo. E adesso andiamo a fare appunto questo laghetto. Non lo facciamo simmetrico, ma lo facciamo un po' random. Vediamo appunto cosa può uscire fuori. Ora, tipo facciamo
Così. Uscire una cosa. Così è simmetricamente simmetrico. No, facciamo così, tipo. Sto inventando molto, quindi. Non mi prendete a parolacce. Ok, così. Qua chiudiamo. Ah! Qua dietro facciamo tipo così. Tipo random, molto random. Ok. Possiamo anche togliere questi. Ok. Poi naturalmente riempiamo il tutto perché sennò così fa schifo. Se no possiamo fare tipo così. Vediamo, vediamo un po' che fare. Ok, allora una parte è così, sì, adesso prendiamo altra acqua e facciamolo più tutto unito. E poi vediamo un po' come renderlo un po' più epico. Ok, ragazzi, ci siamo. Ho dato una forma appunto a questo laghetto. Gli ho dato anche un bel po' di acqua. Adesso possiamo togliere la nostra torre qua sopra. E vediamo un po' anche com'è appunto questo laghetto. Allora, eccolo qui. Allontaniamoci. Chi è quello? Oddio, ho flashato uno scheletro. Sembrava, vi giuro, sembrava uno scheletro, invece no, non lo so. Un laghetto abbastanza random, abbastanza così, però abbastanza epico perché poi io tipo arrivando attraverso appunto tra l'acqua e la montagna riesco a vedere l'entrata. Quindi questo piccolo archetto che si va a formare e io riesco a vedere l'entrata. Quindi è una cosa abbastanza carina. GG per noi, GG per noi. Bello. Ci sta. Poi vediamo se metterci anche qualcos'altro, se aggiungerci qualcos'altro, non lo so, non lo so. Tipo anche dei vine che scendono da sopra. Si può fare, si può fare. Ok, ragazzi, quindi torniamo indietro. Ciao pecora, da dove vieni tu? Non si sa. Vuoi morire? Sì o no? Beh, che mi dici? Beh, forse era un no. Vabbè, non la crepiamo perché comunque sta simpatica. Peccato, solo perché non ti vedo, perché sennò t'avevo già shottato. Ok, possiamo tornare a casa dopo questa piccola cosa con la gallina. E poi qua c'era un altro piccolo problema, che c'era un pollo. Un pollo nella farm di Squid. Cioè, stava proprio qua sopra a nuotare, però a quanto pare non c'è più. Spero se ne sia andato, barra mi sa che è cascato dentro l'acqua. Perché ci sono pecore random? Ma dove venite? Ciao polli. Da dove vengono tutte queste pecore? Là c'è un'altra. Vabbè. Non si sa, si sa proprio. Ok, ragazzi, quindi arrivati sul nostro letto. Io vi posso dire che per questo episodio di Minecraft Vanilla è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, di condividere questo video. Sono contentissimo che la serie sulle mod vi sta piacendo una cifra. Quindi continuate a seguirla, ma continuate a seguire anche le altre serie. Guardatevi viva perché è bello. Quindi, pagina Facebook in descrizione, sito web in descrizione. Quindi, ciao a tutti da Blue Light. Trying to